Bella a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Doc Dio, oggi siamo finalmente qui a esaminare insieme l'evento Top Prospect. Prima di cominciare però come al solito vi chiedo un bel like qua sotto e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Bene, cominciamo. Allora ragazzi, eccoci qui. Allora, come prima cosa vi devo dire che questo qui è uno degli eventi più ricchi che abbia mai visto. Oltre a quello precedente che regalavano 204 e Del Piero, in questo evento c'è un 106 free to play e tutta una serie di giocatori 199, 98 e se hai fortuna altri giocatori 101 e 100 e tutte queste cose qua, tutti praticamente disponibili, praticamente free in base alla propria fortuna. E come funziona l'evento? Funziona come al solito: pubblicità, crediti da spendere, allenamenti che danno 15 punti e versus attacco e confronto che ne danno un po' di più, ma se pareggi o perdi non cambia niente, anzi vai anche sotto, quindi conviene come sempre tenersi sull'allenamento. Vi posso dire fin da subito che facendo tutto, giocando al massimo l'evento, totalmente free ovviamente, quindi non mettendo né gemme né crediti né FIFA, cioè né crediti sì perché li si mette qua, però né FIFA Point né gemme, appunto, quindi in generale i soldi, si potrà arrivare a davvero un ottimo punto e un totale di 8.268 punti, che comunque sono davvero tanti, mi permetteranno di finire un intero percorso e completare anche una buona parte del secondo percorso al di sotto. Buona parte, per modo di dire, è comunque una buona parte. Qualche giocatore in più comunque uscirà. A differenza però degli altri eventi, in questo evento hanno voluto aggiungere appunto questo pacchetto Prospect speciale, dove ogni giorno, appunto, entrando nella giornata, cioè alle 9, vi regaleranno due fette di torta, due fette speciali che saranno appunto spendibili qua per aprire e ottenere dei giocatori, dei potenziamenti, dei punti prospect, che questi qui appunto non li ho contati nel conteggio perché purtroppo non sono contabili, essendo che va a fortuna questa cosa qua, quindi potrebbero essere più punti, anzi sicuramente sono più punti, però non si possono contare, quindi si potrà magari arrivare a 8.600, 8.700, 8.800, anche a 9.000 in base appunto alla vostra fortuna, però il conto di base, sapendo le pubblicità e cose e tutto quanto, è 8.268, ricordatevelo. Poi soprattutto si potrà vendere un botto di roba e anche qua ci sono dei giocatori, comunque 101, 100, 99, 98. È vero che comunque sono scesi davvero tanto i prezzi dei giocatori. Ho guardato tipo l'altro ieri, se non erro, c'era un Lukaku 101, 102, non mi ricordo qual è, che era 8 milioni o 9, una cosa del genere, e mi sono molto stupito perché comunque sono scesi davvero tanto, anche i 104 sono arrivati a costare 14-15 milioni, quindi comunque adesso è il momento buono per spompare tutta la squadra, comprando anche giocatori 90 per dare esperienza e tutte queste cose qua. Un consiglio personalissimo perché ho fatto sta cosa con Oblak, comprando dei portieri appunto a 300.000, ed è davvero pochissimo spendere 300.000 di crediti per avere 300.000 di esperienza, quindi è una cosa che vi consiglio davvero tanto, perché adesso i prezzi sono davvero molto molto bassi. Per quelli che invece hanno appena cominciato a giocare, vi consiglio appunto di comprare molti giocatori a livello alto perché tanto costano davvero poco. Comunque, continuando la descrizione dell'evento, hanno aggiunto anche delle partite giornaliere fattibili, perché appunto c'è la modalità facile dove magari vi mettono già che state vincendo, comunque dovete fare un gol al massimo due contro delle squadre comunque molto scarse, e vi daranno 10 punti prospect. E soprattutto vi darà anche la possibilità di prendere altre due fette speciali, cosa davvero molto importante perché più pacchetti si aprono di quelli, più possibilità si ha di avere più punti, più giocatori, più soldi, eccetera, 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 eccetera. Nella partita difficile invece molto, molto, molto spesso, io devo ancora farla, infatti dopo mi dovrò mettere, bisognerà completare degli obiettivi, appunto, tipo adesso questa qui è dal primo tempo, proprio all'inizio della partita, bisogna segnare un gol col centrocampista, due gol con gli attaccanti e completare 75 passaggi. Fattibile, ovvio, con una squadra che è 120 la si batte anche abbastanza facile, però chi è sotto la gente di 120 comunque avrà delle difficoltà perché non è così semplice, appunto, se si è tanto sotto di già in confronto alla squadra che si sta sfidando. Quindi cercate di farcela tutti perché comunque sono sempre 20 punti in più ogni giorno e servono, e soprattutto anche la possibilità di avere quelle fette speciali. Comunque fa gola, ragazzuoli, fa gola, fa gola, ve lo posso assicurare. Poi ci sarà come al solito il bonus giornaliero e il bonus settimanale, che quindi si aggiornerà ogni settimana.
e anche la sfida creazione rosa nel caso vi servano qualche punti di gradi, cose del genere, in cambio di giocatori ovviamente. Io li evito perché tanto ne sto prendendo davvero tanti, sto facendo tanti gradi con tutto che non li ho mai voluto fare, adesso li sto spompando, infatti dovrei riuscire ad arrivare a 160, una cosa del genere, entro abbastanza breve, penso una o due settimane al massimo dovrei prendere questi 5 punti. Comunque passiamo anche al percorso così da illustrarvi un attimino quali sono magari le migliori scelte da fare. Eccoci qui ragazzuoli, allora in base ai 95 non è che sono tanto forti, quindi diciamo che potete scegliere quello che volete in base a dove volete mettere i gradi. Tipo io ho preso il portiere perché volevo mettere il più 10 a gradi a Oblak, così adesso lo lascio lì tranquillo e non si muove più, e quindi ho fatto questa scelta. Però il portiere non vale niente, l'ho ammazzato sopra Oblak per portarlo a 104. Sono dettagli. Questo 99 molto probabilmente sarà free, perché appunto il percorso si riuscirà a sbloccare fino a qui tranquillamente con tutti i punti che si hanno, quindi anche uno di questi 299 dovrebbe essere fattibile, anche spendendo i 500 punti, che poi lì bisogna vedere se spendere i 500 punti o cercare di proseguire, cercare di prendere il 104 che c'è nella fermata successiva, appunto, che è questa qui, e dove troviamo appunto dei 100 che sono buonini. Però vi faccio un esempio, questo COC, già solo che è un COC, no? Ed è un 100. Ha delle statistiche buonine, cioè buonine, a tiro da lontano, tutte queste cose, no? Però prendere lui, anche se è gratis, è vero, no? Però ha senso quando nell'evento prima si poteva prendere Neymar, De Bruyne, o comunque quando si ha Zidane che è molto più forte? No, quindi effettivamente questo qui è una delle scelte meno felici che si potrebbe fare. Il terzino sinistro sarebbe anche abbastanza forte, non è velocissimo comunque, però è abbastanza forte a livello difensivo e cose. Peccato che ha reattività ed è una grande pecca. Avesse avuto difesa, questo terzino non era per niente male, lo avrei anche consigliato, ma con reattività non mi convince per niente, quindi lo eviterei, a meno che ovviamente non volete spostare i gradi su un difensore, quindi in quel caso prendete Zinchenko, ovviamente. Poi c'è questo CC che tra i tre, bene o male, è quello che mi convince un po' di più, perché almeno è tutto sopra il 100, ha tutto 110, anche se ha in cursore, che comunque è un potenziamento per i CC abbastanza buono se si vuole andare nella fase offensiva, però meglio capitano. Diciamo che tra questi 100 non è che c'è proprio questa grande varietà, e devo dire che anche questi 204 sono abbastanza scarsi, cioè Mount COC non convince né dalle statistiche né da nulla. Eviterei, qui sarebbero tanto dei giocatori che prenderei per vendere e rubarli gradi per metterli sui miei, fondamentalmente. Però dovrebbero addirittura essere prendibili il 104, forse mettendo qualche gemmina, ma poca poca proprio, quindi dovrebbe essere possibile. Mentre invece, andando verso l'ultima sezione, troviamo dei giocatori interessanti, raga, molto interessanti, tralasciando i 108 Martinez e Vinicius Junior, perché tanto loro non sono assolutamente prendibili come best, appunto, quindi purtroppo niente, non si possono prendere né Martinez né Vinicius Junior e neanche best, perché per prendere best bisognerebbe completare tutti e due i percorsi e non è fattibile a meno che non mettiate i soldi. Però il 106 è free, quindi raga, io personalmente scelgo il terzino destro perché non vedevo l'ora che uscisse un terzino destro forte, e lui è già un 106 forte, comunque quasi 130 di ritmo, 136 di difesa, che è la difesa di un difensore centrale, ha un po' poco fisico ma ha davvero molta agilità, molti passaggi e a me piace. Poi ha difesa, che ce l'ho quasi al 18 sinceramente, a me come terzino destro piace. Soprattutto perché ho anche Rodriguez, che ce l'ho quasi a 101, e lo butterei sopra Carlos, così da avere i due terzini 106, i due DC 104-104 e il portiere 104. Un'ottima difesa, secondo me. Quindi io personalmente prenderò lui, perché mi serve, ed è anche, secondo me, il più forte da prendere in questa sezione. Però esaminiamo anche gli altri. C'è questo Salemakers, che è... non sarebbe male, però è abbastanza lento, cioè adesso tutti quanti hanno 140, soprattutto i terzini sinistri, perché o la gente a Carlos o a Davis ormai, quindi uno con 135 di ritmo fa fatica comunque a muoversi, per essere un 106 non andrà più di tanto sul ritmo, perché
cioè 106, può andare a 108, al massimo di fare 2 punti 3 o anche 4 l'accelerazione, ma più di 137 non andrà, è comunque lento adesso, non è proprio cosa per essere un'ala, è abbastanza lento, ha un buon tiro, dei buoni passaggi, anche una buona agilità, però non ha molta fisicità e ormai anche lì per essere un'ala almeno ti serve almeno un novantello, anche se sei un esterno ti serve qualcosa un po' di più per stare in piedi, poi appunto sei già un 106, quindi non hai margine di miglioramento. Diciamo che appunto secondo me lui è il peggiore da prendere, ovviamente se non vi serve un'ala destra, perché se vi serve l'ala destra comunque lui è già un 106, comunque vi dà una bella spinta, però non è così forte neanche in game, ve lo posso assicurare perché ne ho già incontrati un paio e bene o male con Carlos li prendo sempre, neanche il tempo che si muovono che prendono palla, e questo giocatore qua ha già perso palla appunto con Carlos, però... Comunque buono, ovviamente, sempre un 106, comunque gli può dare una bella marcia. Mentre invece lui, CC, non è male, un CC offensivo con capitano. Contate che il capitano ce l'ho al 12, quindi comunque le statistiche sono un pochettino più alte di così, tipo a 121 di tiro, 126-27 di passaggi, 131 di agilità. Quindi raga, anzi anche un po' di più se non sbaglio. Quindi è un buon CC, molto buono, un buon CC offensivo, ovviamente se utilizzate i CC... Ci sta tantissimo l'idea di mettere magari lui e Rooney o lui e Awar, perché sarebbe un buon centrocampo, davvero un ottimo centrocampo. Fate la vostra scelta, bene o male scegliete in base a cosa vi serve nel ruolo che più vi serve. A me serve il terzino destro perché è la parte che mi serve da finire appunto la difesa e mi serve il terzino destro, quindi va a pennello. E voi invece fate la vostra scelta perché ovviamente ognuno nella propria squadra ha le proprie esigenze. Però devo dire che tutti e tre sono abbastanza buoni a parte la destra. Mentre invece i 108, Martinez e Vinicius Junior non sono così buono. Cioè Martinez, ok, c'ha 123 di fisico, come più o meno a Duris. Ha buon tiro, buon ritmo, buona agilità, non ha passaggi. Ha seconda punta che è comunque utile, però lui è alto 1,78. Cioè anzi, forse addirittura di meno. E... Ha colpi di testa potenti ed è un giocatore improntato sui colpi di testa e su quelle cose lì. Quando, cioè, è basso, è in FIFA, cioè, nella realtà è un conto perché si riesce a creare lo spazio anche se sei più piccolo, diciamo. Nei videogiochi no, cioè nel senso se sei più piccolino, sei più piccolino, cioè lui contro Weghorst, per quanto lui abbia molto più fisico e comunque è anche più forte, più alto di ritmo, di tutte queste cose qua. Ovviamente Weghorst è 20 cm più alto, anche se c'ha 20 in meno di elevazione, gli salta in testa come se non ci fosse il domani, quindi raga... È un buon giocatore, sì, perché ha anche lo stesso potenziamento abilità di Del Piero, ma mettere Del Piero e lui non ha senso, è meglio mettere un Del Piero e un Ronaldo, Del Piero e Lukaku, gente comunque grossa di fianco a lui, così si compensano, o Weghorst appunto. Quindi non lo trovo un giocatore così interessante, questo Martinez, cioè lo trovo interessante da vendere, tutto sinceramente, se c'era la possibilità di prenderlo da vendere l'avrei venduto volentieri, perché... Altro non sapevo che farmene. E Vinicius Junior anche la stessa cosa, perché se uno ha preso Gnabry, diciamo che lui... È poca roba, cioè nel senso è un 108 con tutte, e non dico una, ma tutte le statistiche più basse di Gnabry che è 104, quindi ovvio che... Cioè, si può anche fare a meno di questo 108, ok, un 108 è 4 punti in più, quindi dà un punto al centrocampo, nel caso che si abbia 4 centrocampisti, ma... Raga, cioè... Non vale la pena, cioè perché devo prendermi un giocatore che è più scarso di uno che ha 4 punti meno, cioè non ha proprio senso, quindi ve li sconsiglio anche nel caso che mettiate soldi, cioè li prendete, perché nel caso che mettiate soldi li prendete, però ovviamente vendeteli se avete appunto giocatori migliori, perché non sono così forti come sembrano e anche in campo poi lo vedrete. Ma passiamo ai traguardi, ragazzuoli, per esaminare che cosa effettivamente sarà raggiungibile. E appunto, eccoci qua, allora ovviamente il logo... È prendibile. Ottieni 5.000 punti prospect, anche perché come vi ho detto ci arriverà a prenderne parecchi, quindi questo qui è assicurato. Ottieni punto scelta 3 del percorso superiore o inferiore, anche questo sarà raggiungibile, quindi ovviamente il 98 più tra questi sarà prendibile. E devo dire che comunque sono altri giocatori che vanno ad unirsi, ovviamente prendendo Saka tra parentesi non è male, è a contropiede. Non lo so, lui potrei magari pensare di metterlo al posto di Sancho,
Perché già 101 e Sancho ce l'avevo 98, diventerebbe poi un 106 e quindi potrei farlo. Però devo poi vedere se lo pesco. Se non lo pesco, non lo farò mai. Se lo pesco, invece ci penserò. Quello è tutto, dipende tutto da te, Saka, se vuoi essere della mia squadra o no. Se mi esci, bella, se no stighezzi. E allora, ragazzo, dunque, ottimi giocatori prendibili. Best, purtroppo, non sarà possibile perché devi prendere il punto scelta numero 3, cioè l'ultimo. Sia del percorso superiore che inferiore, quindi prendere 206, il 108 è best. Cioè, ok che best è esterno destro, cioè lui è un mostro, ragazzi, c'è 140, 140, 137, 135, 113 di fisico, quindi e ha potenza di tiro al 10, ok? E infatti potrei avere tiro al volo a 140 perché basta farlo al 15, al 18 quanto posso farla e appunto tiro al volo arriva a 140 e lui arriva ad avere 139 di tiro. Un mostro perché probabilmente ha 4 su 140 e un 110 quindi ed è best. Cioè chiunque ha usato best icona normale sa quanto best è forte in game. Questo best non può che essere ancora superiore, quindi è proprio fortissimo. Peccato che non è free to play come Del Piero. Davvero un peccato. Forse l'avessero messo 102 o 103 o 104, quasi sicuramente sarebbe stato free to play, ma purtroppo l'hanno messo veramente elevato come valore, quindi niente. Acquista tre bundle personalizzati qualsiasi, invece no, perché bisognerebbe mettere i soldi, ovviamente, ho migliaia di gemme. Acquista il bundle personalizzato di 5.000 FIFA Point, che poi andremo a vedere, ma sono delle cagate. Appunto, ci sarà questo portiere che io ho sentito dire addirittura che parava il mondo, poi l'abbiamo provato e fa schifo, cioè fa schifo. Quindi, ok, lo si prende, ma per buttarlo in esperienza o per venderlo a qualcosa, perché comunque vale 7 milioni, raga, non è che vi ci farete tanto. Completare un capitolo speciale ovviamente lo si fa, completare due capitoli speciali ovviamente lì si fa perché si riaggiornerà poi la ricerca dei prospect e quindi ci sarà anche la prossima settimana e si farà anche questo e succederà anche poi per la prossima settimana ancora ci sarà anche questo, quindi un altro 99 sarà prendibile che comunque ok non è forte però comunque è un 99 che oh, buttalo via. Poi bisognerà vincere le 25 punti bonus del versus attacco nei capitoli speciali e molti mi hanno chiesto ma Doc, Doc, ma dove si fanno queste partite del versus attacco? Devono ancora uscire? Devono ancora. Dove sono, no? E io dico, raga, allora, per prima cosa dovete finire tutto il percorso della ricerca dei prospect. Cioè, nel senso, molti mi hanno detto, dove li trovo? Dove faccio? Allora, praticamente bisogna finire tutte queste partite. Arrivare fino alla fine, dove c'è un giocatore 92 prendibile, no? Che è questo qua. Ok. Cliccando su questa cosa qua, dopo che l'avete fatta la prima volta, si potrà giocare ancora e ancora e ancora. Quindi potete farne più o meno 10 al giorno, perché l'energia si ricarica più o meno in giornata. Quindi si riuscirà a fare 10 versus attacco in confronto versus attacco al giornalieri. E quindi si riuscirà a prendere tutti questi premi. Cioè, nel senso, potrebbero esserci uno di questi premi dentro questo versus attacco. Quindi vincendone poi 25, si raggiungerà anche il traguardo del prospect che vedevamo prima. E quindi anche quei traguardi lì sono raggiungibili in base, ovviamente, a siete forti nel verso d'attacco, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, giocatori dappertutto, raga, perché c'è anche un box gettoni migliori dove si trovano ovviamente dei gettoni, si possono comprare con le gemme, si possono trovare nel percorso, si possono trovare in altri percorsi. Comunque, i gettoni si trovano. E ovviamente ci sono dei giocatori interessanti. Gente diceva anche che questo Dragoski era molto molto forte. E devo dire, raga, ovviamente Dragoski nella realtà è forte. In gioco non è male perché ha respingi di pugno, cosa che nel confronto è davvero molto buona, molto buona. Però, c'è un però. Allora, a differenza di Oblak che a 101 era già praticamente tutto 140 a parte riflessi, lui non lo è. Lui ha 129 di presa. Che ok, sale, però non è così esagerata. In più non ha così tanto fisico. Allora, questo Dragoski è forte, ovviamente, se non avete un altro portiere che non è appunto Neuer, Oblak, Yashin. E se vogliamo anche Lopez, perché comunque l'hanno un po' potenziato e Lopez nel versus attacco sta cominciando a dar fastidio. Ma questo Dragoski non è niente di che, quindi non fatevi ingannare che ha il numero 1, che comunque è una buona elevazione, perché comunque gli manca reattività, gli manca la presa, gli manca il tuffo. Cioè, raga, lui per averlo tutto al massimo dovrebbe essere un 105.
con più 18, più 19 di numero 1, quindi cioè esagerato. Oblak è già tutto full, cioè Oblak, contate che io a 104 ce l'ho tutto 140 con 120 e 121, cioè differenze. E uno dice, ma guardi le statistiche, per forza ragazzoli, cioè le statistiche che si mettono in gioco sono quelle che determinano quanto para il portiere. La gente dice, no, no, non è così. Ragazzi, io creo videogiochi e so benissimo quello che dico. Quando si mette una statistica a un personaggio è perché deve andare a contrastare un'altra statistica. Vi faccio un esempio abbastanza cosino per dire. I riflessi fondamentalmente vanno ad opporsi alla potenza di tiro, no? Mentre invece il piazzamento va ad opporsi al tiro di precisione. Il tuffo invece va ad influire su altre cose, capito? È tutta una questione di questo genere. Anche la presa, per dire, influisce il tiro, la potenza di tiro e il tiro da lontano, con anche la finalizzazione, se non erro. E lì, cioè, tipo, possono anche essere prese in causa due caratteristiche, come per dire, quando si sono i tiri a girare elevati, quelli lì proprio difficili, vanno ad influire l'elevazione, se si ha o meno l'abilità del respingi di pugno, il piazzamento, i riflessi e il tuffo. E ci sono delle condizioni, magari prima conta l'elevazione, poi conta il tuffo, poi i riflessi e poi le cose. Ed è tutto così nei videogiochi, ragazzi, cioè, gli algoritmi sono fatti così per funzionare, perché sennò il gioco non funzionerebbe, capite? Quindi ascoltatemi, perché non è che dico cazzate tanto per dirle. E allora ragazzuoli, andiamo a guardare gli altri giocatori. C'è questo Ndombele, che da CC non è male, perché comunque è uno dei pochi CC difensivi, e avere un CC difensivo come lui, con un offensivo come Awar o Rooney o quello che abbiamo visto prima, 106, è tanta roba. Cioè, si ha un bel centrocampo bello completo, e infatti questo giocatore qua a me sinceramente piace. Comunque ha poi anche 100 di tiro, se dovesse arrivare al tiro almeno un calcio d'angolo ve lo fa recuperare. È davvero molto molto utile. Poi c'è Ansu Fati. Molta gente l'ha voluto mettere e provare. A me non piace, perché ormai se l'ala o l'esterno non ha 130 di tiro, a 103, secondo me di tiro non è forte. E effettivamente Ansu Fati segna, non è che non segna, non fa le cose, però comunque è meno realizzativo di molti altri. Forte perché è già 103, ovviamente, ma lo considero comunque più scarso di tanti altri. Ovviamente sono tutti giovani talenti, quindi c'è, molti non hanno le abilità, molti non hanno delle caratteristiche, cioè fa comunque, però sono comunque molto molto forti, e sono contento che abbiano dedicato un evento ai giovani, sono davvero contento. Allora, acquista l'offerta 15 volte. Oltretutto si potrà completare anche questa e ottenere il CDC Meyer, che ha intercettazioni, quindi fa abbastanza cacare di per sé, però comunque è un 100 in più buttato lì, quindi GG. Però, ragazzuoli, ricapitolando tutto quanto, questo evento è tanta roba, cioè è davvero tanta roba. Si prende comunque un 106, dei 100, dei 99, dei 101, dei 99, un altro 100, cioè si prende di tutto e di più in continuazione, soldi, di tutto. È un evento davvero molto molto buono, e vi posso dire che appunto si potrà scegliere addirittura tra uno dei due 99, e se magari mettete qualche altra gemma, oltretutto potete prendere forse anche il 104 o comunque un secondo 100 qui, perché comunque fino a qui si potrà arrivare in teoria, se si mettono delle gemme o se si ha fortuna comunque con le fette speciali. Quindi raga, cioè, io non lo disdegno questo evento, anzi mi sta aiutando a forgiare la squadra. Infatti alla fine di questo evento, che poi dovrebbe esserci l'evento appunto di fine stagione, appunto lo scambio ora e dopo per poi proseguire nella prossima, ragazzuoli, cioè, se dovesse arrivare mai quell'evento lì, appunto, dovrei essere un 160, e ho iniziato, anzi, oltre 160, dovrei essere tipo 162, 163, e ho iniziato questo evento, che poi era 4 giorni fa, che era un 151, e ho già fatto 4 punti. E uno dice, non me sono tanti, cioè, considerando che due soli sono stati fatti di gradi, sono tanti, perché ho fatto potenziamenti, ho fatto salire i giocatori,
cioè, sotto momenti che ha avuto 10 milioni, qui 12, comunque, cioè, è un evento buono, ragazzi. Infatti, come potete vedere, adesso quando arriverà il terzino sinistro, il terzino destro 106, Rodriguez andrà a finire sopra Carlos. E ho visto che diventa 105, è un bel po', quindi poi gli metterò l'esperienza che serve per arrivare a 106. E come dicevo, avrò 104, 104, 104, 106, 106, 103, 3, 3, 4, 4, 4, che però appunto Del Piero lo porto a 105. Zidane anche, perché Zidane serve a 105, tra parentesi, per quelli che dicevano ma è scherzo, ma di qua, di là, di su, di giù, gli hanno aumentato la potenza di tiro, non nelle statistiche, ma in game. Non so per qual motivo potevano mettere, cioè, proprio che andava a 140 la potenza di tiro anche nelle statistiche, invece gli segna comunque 128, ma tira delle sabbonge senza senso. Adesso anche nel versus attacco, che sto provando a farne qualcuno per appunto prendere quei giocatori lì, come vi ho spiegato, non sbaglia più un colpo, quindi GG FIFA, mi hai fatto un favore. Però, appunto, perché volevo cambiarlo, sono stato lì lì per cambiarlo, lo stavo per cambiare, stavo per mettere De Bruyne. Poi il giorno stesso sono andato a leggere che appunto hanno potenziato la potenza di tiro di Zidane, e quindi ho detto, sti cazzi, me ne frega niente, allora boh, a posto. Infatti l'ho provato nel versus attacco ed effettivamente è molto più efficace. Nel confronto è sempre stato fortissimo, quindi non vedo il problema. È ancora più forte, anzi, quindi disagissimo per gli altri. E ragazzoli, tutto qui. In teoria, verso fine evento dovrei essere davvero messo molto molto bene. Dovrebbero essere almeno tutti 104 o sopra il 104. Quindi tanta roba, per i miei standard tanta roba, considerando che l'anno scorso si poteva arrivare solo fino a 100 e comunque io sono diventato al massimo un 121. Vabbè che lo scorso anno era completamente diverso, il più forte di tutto il server era un 150. Era un 148, mentre invece quest'anno il più forte di tutto il gioco è un 182. Quindi, ovviamente, sono statistiche diverse, gen diverse, cose diverse. Però sono comunque contento perché stiamo facendo un ottimo percorso, ragazzuoli. Quindi, io vi lascerei qui. Fatemi sapere sotto nei commenti se ovviamente volete vedere un'altra spiegazione, se avete bisogno di qualche consiglio in più, se avete qualche dubbio, ovviamente scrivetene sotto nei commenti. Noi ci vedremo poi la prossima settimana, finalmente, per organizzare la live che faremo finalmente insieme, ragazzuoli. Cioè, ma mi mancava da tanto, 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 ma finalmente ce la rifaremo a fare una live. Sono davvero contento. Quindi la prossima settimana farò un video dove vi lascerò un sondaggio e poi organizzeremo appunto la live nel giorno in cui più o meno ci siamo tutti, così da farci un attimino compagnia per una serata. Bene, ragazzuoli, il video di oggi finisce qui. Spero di esservi stato d'aiuto. Fatemelo sapere con un bel like. Noi ci vediamo ad un prossimo video e ciao ciao! Da Doc dice ciao!